dov'è? Cioè, direi. Mi raccomando, la periferia, mi raccomando. La periferia, qua ci vai più, qua ci vai più. Sono 15 anni che lo voto. Ma che? Allora. Anima, mi raccomando, non mi chiede, dov'è? No, tanto. Tutto. No. Signora, signora. Ciao, ciao. A me stavano pure. Ci teneva il contratto. Dimmi sindaco, non sindaco. Grazie, stiamo cercando di fare uno sforzo notevole per ricerchi. Mi vuole salutare? È una mia amica. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, Floretta. Buongiorno signora, sono Romano. Salve, come va? Insomma, con questo bel regalo come posso andare? Loro sono tranquilli. Il regalo che ci ha fatto questa è una come cosa... può andare? La schiena di tutta la gente sta in condizioni disastrose. Abbiamo... Siamo in stato di mandare a casa questo demente. Buongiorno, salve, salve. Ciao, ciao. Signora, beh, c'è un po' di confusione tra comune e municipio qua. Infatti sì. Comune e comune. Sì, assolutamente, però ci vuole l'ordine, la educazione. No, no, sono una cosa... Le regole. La democrazia si basa sulle regole. Le regole. Grazie, grazie. Speriamo che ce la facciamo, eh. Speriamo che ce la facciamo, mi ripeto. Allora, signor sindaco, speriamo che fa qualcosa per Roma, che fa qualcosa per Roma, perché Roma è ridotto un macello, Ok, grazie. Non mi sente per niente. Ti sta dicendo vabbè, grazie, in bocca al lupo, sei contento? In bocca al lupo, io. Lui vuoi fare una fotografia con me? Sì, ecco, va. Cioè mi ha detto vai in periferia, se ti chiedono un autobus promettigliene due, poi se intanto dopo quando viene letto le ha detto il cittadino. Questo è un... Non è così. Sì, perché... Allora, io ti spiegherò con il figlio. Da Roselli, il fa meglio. Forse bisogna trovare il nuovo. Vabbè. Questa storia, ogni volta abbiamo promesse, abbiamo illusioni e la realtà è quella che vediamo. Abbiamo una situazione completamente distaccata, una politica completamente distaccata dalla realtà. E la politica di Rutelli e di Veltroni hanno cercato di nascondere la realtà dei cittadini, che è una realtà di vita nel degrado, nell'insicurezza, in problemi crescenti. Noi vogliamo essere vicini ai problemi dei cittadini e i grandi progetti li costruiamo su quella che è la vita quotidiana dei cittadini, non campati per aria. Quindi va bene a pensare al cinema, va bene altre cose, ma prima ci sta la vita quotidiana dei cittadini. Se non cambia la vita quotidiana dei cittadini, Roma non è degna di essere capitale, noi vogliamo parlare dei cittadini. Due problemi seri contro Roma, la mobilità, due problemi seri a Roma, la mobilità ancora e la casa. Come mai non ci sono ancora degli alloggi, comunque delle case? Guarda, stiamo bloccando il traffico, guarda, che è il 167, il piano regolatore, eccetera, eccetera. E la mobilità, perché si sa che non ha funzionato? Non sono due problemi, sono tantissimi problemi. Sulla casa sono 10 anni che le giunte di centro-sinistra non costruiscono una casa popolare. Una casa in affitto, una casa a riscatto a canoni controllati, c'è case rivolte ai ceti meno abbienti e le giovani coppie, alle persone non ce la fanno arrivare a fine mese. Non è stata fatta niente, solo edilizia speculativa è rivolta a chi ha i soldi per comprarsi una casa. Sul versante della mobilità siamo in una situazione di traffico
traffico zero, di blocco totale, non ci si può muovere più in questa città. Allora noi dobbiamo fare in modo di avere una cura quotidiana delle strade, per quanto riguarda la polizia municipale deve stare in strada non a fare multe, ma a risolvere i problemi dei cittadini del traffico. Dobbiamo fare le infrastrutture, cioè dobbiamo dare una svolta reale, perché in questa città non si circola più, è inutile prendersi con i tassisti. In questa città né gli autobus, né i taxi, né nelle macchine normali riescono a muoversi. Noi dobbiamo riconsegnare minuti preziosi di vita ai cittadini per poter avere veramente una svolta da questo punto di vista. A Roma bisogna muoversi, perché se non c'è mobilità in una città non c'è Italia. Grazie. Grazie. Simpatia, ci sia un rapporto di fiducia, soprattutto di speranza, che non avevo di speranza rispetto al cambiamento. La gente guarda come è arrivato iniziato lo 15 anni e dice possiamo fare questo, non dobbiamo cambiare, perché la gente in elementare voglia provare a cambiare. Più proporre, lo stesso sindaco che ha governato alcuni anni fa, lo stesso gruppo di potere, la stessa logica, non è nessuna speranza, è rassegnazione, noi invece siamo per la speranza e i cittadini cominciano a sperare. Senta, nella sua esperienza politica gli mancava il ballottaggio, sono giorni intensi, come si affrontano? Si affrontano con grande, diciamo, tenacia, perché siamo tutti un po' stanchi, sono tutti tardi, per un mese che fa entrare, un mese e mezzo. Però il fatto principale è che c'è anche entusiasmo, una cosa un po' agonistica, no? Perché è uno contro uno, perché è proprio una cosa all'ultimo voto, quindi anche entusiasmante. Quindi c'è l'adrenalina, c'è la voglia del cambiamento, c'è l'entusiasmo, ci sono tanti amici vicini, eccetera. Aspetta, stamattina quando si è svegliato il suo primo pensiero qual è stato? Stamattina il mio primo pensiero quando mi sono svegliato è stato il fatto che ovviamente mi ero svegliato un po' in ritardo, quindi dovevo correre. Ho pensato la stessa cosa. Dicono che Alemano non sia simpatico, invece no, se mi sforzo ci riesco. Dobbiamo rimettere il mercato al posto giusto e quindi tutto si normalizza. Certo, ma non ho detto alla pianta senza di lavorare. Io qua sono cresciuto 10 anni, sta sempre stato bene là, poi improvvisamente arriva a appunto lo volevo salutare soprattutto è proprio sì no no guardi diamo un volantino Mario, faccio certe battaglie che lei non neanche se lo immagina. Grazie.